scongiurato sul nascere un nuovo blocco del porto di Trieste. Ad annunciare la mobilitazione che avrebbe dovuto stoppare qualsiasi attività con picchetti ai varchi del Molo Settimo e Riva Traiana, il neonato coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste, un manipolo di lavoratori che da gennaio, su mandato di un'assemblea generale, ha creato un nuovo sodalizio che trascende le sigle politiche e sindacali, anche se, ad esempio, Trieste Libera ne ha sposato la causa. La situazione nello scalo era già tesa da qualche tempo, ma ciò che aveva fatto traboccare il vaso, spiega Stefano Puzzer, uno tra i rappresentanti del CLPT, è stata sicuramente la messa in liquidazione della cooperativa Sopracarichi, con la conseguente perdita di lavoro di 8 triestini e il contemporaneo arrivo di altrettanti lavoratori provenienti da Taranto e di Stanza al terminal container del Molo Settimo. Una provocazione inaccettabile, secondo il coordinamento, che ha diffuso questo volantino, invitando da questa mattina alle 6 a partecipare al blocco, utilizzando un'enfasi non certo nei crismi dell'eleganza, ma incitando a tirar fuori gli attributi. Il tempestivo incontro di questa mattina con sindaco, prefetto e autorità portuale, a detta dei rappresentanti dei lavoratori, ha tamponato la situazione con la promessa di un incontro urgente atto a risolvere la situazione della cooperativa con un reintegro immediato dei lavoratori. Una buona notizia che i portuali attendono si concretizzi a breve, altrimenti non potranno che rilanciare l'ipotesi del blocco dell'attività. Il movimento, peraltro, ribadisce la necessità che l'Authority recepisca il testo dell'allegato ottavo con il quale viene data priorità ai lavoratori triestini nelle assunzioni e negli incarichi al porto di Trieste. Tale regolamento, ricordano, risalente al 47, è attuale cavallo di battaglia del movimento TLT. È stato recentemente dichiarato legittimo dal TAR.